Venerdì 17 luglio 2020, dal Vangelo secondo Matteo 12, 1-8. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra i campi e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo ciò che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono il pane dell'offerta, che né lui né i suoi compagni era lecito mangiare, ma solo i sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui violano più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio, non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Commento. Ci sono momenti in cui la nostra stessa vita è proprio lei in questione. In quei precisi momenti è necessario capire da che parte stia Dio. I farisei sembrano proporre un Dio che sta dalla parte delle regole, va contro l'uomo. Gesù invece, anche riprendendo fatti e norme dell'Antico Testamento, afferma con forza che lui sposa la felicità dell'uomo. Infatti è arrivato colui che è superiore ad ogni presenza divina, il Tempio, e si autoproclama Signore del Sabato, cioè della norma distintiva dei veri credenti. Si autoproclama Signore del Tempo, che Dio Creatore riservò a se stesso, riposando per completare la sua opera. Con il riposo del sabato ogni cosa era compiuta, ma Dio aveva lasciato vuoto quel giorno non perché fosse riempito dal nostro legalismo, dalla nostra ossessione per le regole, molto attivo se riguarda gli altri, ma perché fosse ricolmo dei suoi più profondi desideri, dei suoi più affascinanti sogni, tutti incentrati sulla misericordia. Misericordia io voglio, non sacrifici. Gesù vuole che riceviamo e doniamo la misericordia, piuttosto che disumanizzarci nei sacrifici. Spesso poi per noi sarebbe più facile offrire qualcosa che non è nostro, che ci è estraneo, piuttosto che le nostre viscere, il luogo dove cresce la misericordia. Il luogo dove diventa inarrestabile la compassione, che il Signore ci doni di umanizzare la nostra fede, ponendo la misericordia al centro di ogni nostro giorno, di ogni nostro gesto. Guardiamo con misericordia le persone che incontriamo oggi. Gesto. Proviamo a chiederci oggi di che cosa abbiamo fame. Il Vangelo di oggi parte da qui, per farci capire che cosa deve animare il mondo. La misericordia nasce da vite piene di desideri profondi. Preghiera. O Signore, insegnaci la tua misericordia. Donaci il tuo cuore mite e umile. Donaci la tua capacità di amare. Non lasciarci nelle nostre fami soli e disperati. Aiutaci ad avvicinare chi ha fame.